Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo videovlog. Oggi è lunedì, precisamente lunedì 12 febbraio, se non mi sbaglio. Io mi sono appena svegliata tardi in realtà rispetto al solito perché sono le 9, però ieri sera io di solito faccio così. Durante la settimana seguo le lezioni e la domenica pomeriggio la dedico tutta a sistemare gli appunti della settimana, di una sola materia in realtà, perché pensavo di riuscire a usare questo metodo con tutte e due le materie, in realtà sto riuscendo solo con una, essendo diritto, e quindi è tantissima roba. Fatto sta che ieri pomeriggio non ce l'ho fatta, poi ieri sera sono uscita, sono andata a cena, e quindi quando sono tornata a casa mi sono dovuta mettere a finire di sistemare tutti gli appunti, se no rimanevo indietro con la settimana, caos. Sperate che c'è fuori il gatto, sento un rumore. Cos'hai combinato? Niente, quindi in sunto stavo dicendo, ho fatto tardi perché ho dovuto finire di sistemare gli appunti. Cosa dobbiamo fare oggi invece? Stamattina devo registrare il video sulla recensione del Dyson che finalmente mi sono decisa. Ho voluto aspettare per testarlo bene 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 e il tutorial però ve lo farò più avanti perché ancora non mi sento prontissima. Comunque dovrebbe essere uscito prima di questo video, quindi se vi interessa la recensione del Dyson Air Wrap, vorreste comprarlo, andate a vedere il video prima di questo. Poi devo andare dal fisioterapista perché mi sono fatta male, devo andare a fare la spesa perché appunto è lunedì e poi avrei lezione, solo che la lezione si terrebbe in DAD, anche essendo oggi lo sciopero dei mezzi, però essendo che io non vado coi mezzi, potrei andare tranquillamente e sinceramente vorrei anche andare perché io da casa non riesco a seguire, cioè io mi distraggo tantissimo, invece se sono lì seduta, faccio solo quello, siamo lì io e il prof, prendo appunti. Invece da casa poi magari non sento bene, mi distraggo, mi arriva un messaggio, non mi piace, però dall'altra parte ho mio papà e mio fratello che devono andare allo stadio, quindi gli serve la macchina loro e quindi diciamo sono un po' combattuta su questo verso. In realtà non ho capito se è tutta su Teams. Se è tutta su Teams, il problema del dubbio si toglie. Se invece è metà e metà, direi che vediamo nel corso della giornata. Se poi ho voglia di andare, vado, se no, altrimenti nulla, la seguiamo da casa. E niente, basta. Queste sono le cose principali della giornata. Tra l'altro, è una giornata bellissima, c'è il sole, quindi io felicissima. Come al solito, però, primo step della giornata, tè verde e compiliamo il diario. Mi sono data una sistemata così sono pronta per registrare il video del Dyson e mentre mi truccavo stavo pensando al fatto che secondo me non vi ho mai fatto vedere questo rossetto che mi ha regalato una mia amica a Natale e io solitamente con i rossetti non mi ci trovo mai, cioè li metto e poi alla fine li tolgo perché dico no, non mi stanno bene e secondo me questo è uno dei pochi che invece mi potrebbe stare bene o almeno secondo me non mi sta malissimo, quindi ci tengo tantissimo a sapere anche il vostro parere. Il rossetto in questione è questo qui, è questa lip combo di Diego Dalla Palma ed è il 507. Poi adesso lo vedete leggermente shimmerino perché ci ho messo sopra un gloss, perché non so, a me mi piacciono di più rispetto opachi e mi danno un'idea un po' di labbra un po' più rimpolpate, un po' più sane, idee mie. Poi dipende anche tanto dal look. Video finito. E quando faccio video così lunghi, cioè così lunghi, dove diciamo devo spiegare su un argomento unico, mi faccio sempre una scaletta in testa e dico ok, dico questo, 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 poi continuo a parlare e non mi ricordo più cosa ho detto, cosa non ho detto, poi magari ripeto anche le cose 100.000 volte. Quindi niente, spero di avervi detto tutto, poi vabbè, ve l'ho già detto anche in quel video là. E niente, adesso mi rimetto una felpetta e in tenuta, diciamo, non super estiva. E andiamo giù a fare colazione. Tra l'altro, ho appena finito di registrare un TikTok con la canzone di Rama perché questo weekend è stata la finale di Sanremo e ha vinto Angelina. I preferiti erano, ve l'ho chiesto anche su Instagram, e da quello che ho inteso io erano Annalisa, Angelina e Jolie. Io non avevo nessuno dei tre preferiti, in realtà, perché il mio preferito in assoluto, secondo me, è stato Irama e la Loredana Bertè, perché a mio gusto e a mia, non so, le canzoni vanno anche tanto a come riesci a farle tue, secondo me, a come riesci ad adattarle a te. E come io ho sentito, cioè ho la pelle d'oca, come io ho sentito quelle due canzoni lì, cioè veramente le ho sentite subito mie. Non so come spiegarvelo, cioè soprattutto quella di Rama, ho
ho pianto quando l'ho ascoltata e di solito non mi capita rarissimo con le canzoni. Però sapevo che non avrebbe vinto lui perché comunque non è mai stato tipo tra i primi posti. Forse è sempre stato sulla quinta, sesta posizione. Anche quella di Alfa mi piace tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo di Alfa il duetto che ha fatto, bellissimo. E niente, comunque, secondo me, quest'anno Sanremo è il primo anno che l'ho seguito così bene. Di solito ascoltavo le canzoni, ma non guardavo mai tutte le puntate. Devo dire che l'ho rivalutato e mi dispiace anche che l'anno prossimo non ci sarà più Amadeus perché mi è stato simpatico. E niente, però sono stata contentissima per tutti perché secondo me, al di là di vincita o non vincita, sono state tutte delle bellissime canzoni. Cioè, non ce n'è stata nessuna che dico: no, oddio, questa no, cosa ci fa qui? E niente, e sono stata anche contenta che abbiano invitato anche artisti nulla togliere, però magari un po' più piccolini, passatemi il termine, tipo Alfa, tipo Angelina. Ed è bello che rinnovino la scena musicale, no? Solitamente si pensa, cioè almeno io pensavo, poi magari sono l'unica, Sanremo, Dio, ci vanno solo, E invece l'ho trovato super moderno e mi è piaciuto un sacco. E niente, ditemi voi invece, al di là della vincita, chi e quali canzoni sono state le vostre preferite. Solito pancake bello fumante. Oggi ci metto salsa al cioccolato e sciroppo d'acero. Ovviamente caffè latte. Mega salto temporale alla fine, visita del fisioterapista fatta, spesa fatta e nulla. Adesso sono tornata a casa, sto cucinando e dopo inizio lezione. Alla fine ho deciso di non andare in presenza perché sì, è vero che mi concentro molto di più, però ho calcolato e quell'ora che ho per andare, quell'ora che ho per tornare, quindi quelle 2 ore che sarebbero buttate posso sfruttarle in un altro modo, banalmente editando il video che ho registrato stamattina che devo caricare domani. E piuttosto che portarmi avanti con gli appunti, eccetera. Quindi ora pranzo e poi mi collego con la lezione. Ma io posso mangiare con lui che pensa che i broccoletti siano palline per giocare? Forse l'ha capita. No, semplicemente tenta altre strade per raggiungere il piatto. Rocky, non sono palline, ce li hai giù i giochini? Ce li hai giù i giochini? Pronta impostazione per seguire la lezione. Visto che però manca circa mezz'oretta ancora, prima di iniziare faccio l'altro step di sistema appunti, che quello step lì non ho ancora iniziato, perché il mio metodo di studio è questo. Io prendo appunti a lezione, torno a casa appunto come vi ho già detto, fine settimana, quindi la domenica, sistemo tutti gli appunti della settimana. E poi passa il terzo step. Poi passo al terzo step in cui lo integro col libro. Quindi riprendo gli appunti da capo e inserisco tutte le cose del libro che il prof non ha spiegato a lezione. Così poi, ad arrivare alla fine della lezione, con questo plico di fogli stampati pieno di appunti, informazioni del libro, insomma, tutto quello che mi occorre da studiare per poi dare l'esame. È un procedimento abbastanza lungo, forse anche un po' lento, però io non mi trovo avendo tipo, che ne so, da stare sul libro, sugli appunti, preferisco avere un'unica cosa tutta insieme e studiare tutto sul libro. Lezione ufficialmente finita, ora scendo giù perché sono a casa da sola e quindi visto che io ho la camera in mansarda, quando sono in casa da sola, succede raramente. Però quando succede non mi va di stare in camera mia, perché una volta, non molto tempo fa, ero... Aspetta, sto qua che mi lascio la bella luce. Non molto tempo fa, era tipo 2 anni fa, se non mi sbaglio. Io ero in casa con mia sorella è uscita letteralmente un attimo per andare a fare la spesa. Quindi io ero sul mansarda, non sono stata lì a mettere allarme e cose, perché tanto ho detto, vabbè, tanto adesso torna.
e da sopra inizio a sentire dei rumori fortissimi. Allora inizio a urlare, cioè inizio a dire tipo Giulia, ma sei tu così? Io vengo giù, chiamo mia sorella e dico Giulia, ma sei tu che fai rumore? E fa no, io non sono a casa. Allora io impanicata cerco di guardarmi un po' in giro, inizio a accendere tutte le luci per far capire che comunque ero in casa, no? E niente, poi da lì basta. La sera racconto questa storia a mio papà fa il giro bene di tutte le finestre e vede che la finestra del bagno era completamente spaccata. Fortunatamente noi abbiamo i doppi vetri e quindi non sono riusciti, diciamo, a romperla del tutto e ad entrare, però era tutta frantumata. E niente, quindi tutta questa storia per dire che quando sono in casa da sola, da adesso vengo sempre giù, non sto mai su, accendo tutte le luci, come vedete non me ne frega niente se devo pagare tanto di corrente, non mi interessa, metto gli allarmi e sto giù. Comunque, programma per questa bellissima serata in solitaria. Due cose: montare il video per domani, finire di sistemare tutti gli appunti integrati col libro, cioè non ce la farò mai a farli tutti, però ci portiamo avanti il più possibile. Se ho tempo, io comunque in sottofondo me la metto, stasera gioca la Juve. Momento pausetta perché è giunta l'ora di dare le pappe a Rocky e stasera il menù prevede coscia di pollo. Buono? Occhio. Buona pappa. Piano. Se sentite il rumore strano alla friggitrice d'aria perché sto preparando la cena e io sono un po' leggermente demoralizzata perché non so se avete presente quando vi mettete in testa e vi dite ok, da quest'ora a quest'ora faccio tot pagine, tot cose e non sono praticamente neanche a metà di quello che mi ero prefissata di fare, ma non perché sono andata lenta o qualcosa, perché è il tempo che è andato velocissimo e niente, quindi adesso sto preparando la cena, vado a struccarmi perché non mi sono neanche resa conto che in realtà ero ancora truccata e poi mangio e si continua. Cenetta brutta ma buona e veloce, zucche in friggitrice d'aria, presaola e pane. Il tutto con uomini e donne. Allora, mettiamo due sedute. Io mi sono rimessa in postazione e mi sa che ci starò ancora per un po', quindi vi mando un enorme bacione, vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi va iscrivetevi, mettete mi piace, vi saluta anche Rocchino e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!